Quello che sei per me, sei la gioia, la vita e l'amore, e sto cuore sospira per te. Le porta la chioma che schiava di Roma e Dio la creò. Perché ogni vita è un viaggio, con queste immagini abbiamo davvero fatto un viaggio nei luoghi che andranno a caratterizzare questa nona edizione del Festival del Viaggiatore. Noi siamo collegati con la direttrice artistica Emanuela Cananzi. Buongiorno Emanuela, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, il Festival del Viaggiatore, ideato e organizzato dall'Associazione In Arte Eventi, che cos'è Emanuela? Beh, innanzitutto dobbiamo capire per chi lo abbiamo fatto. Il Festival Viaggiatore è dedicato a tutti i viaggiatori, ovvero a coloro che scelgono di fare un percorso, sia esso fisico, ma anche così di vita, esperienza. Un percorso che possa indicare anche la strada o dare dei suggerimenti ad altri viaggiatori. Il nostro slogan è appunto ogni vita è un viaggio, quindi viaggiatore sia chi racconta, chi trasmette la propria esperienza, ma anche per chi l'ascolta. Quindi il Festival Viaggiatore è dedicato a tutti noi, non semplicemente al viaggio inteso in senso fisico, stretto, è una metafora della vita. Il viaggio è la metafora della vita più frequentata nella storia della letteratura mondiale e anche del cinema, se vogliamo. Ecco, quest'anno avete scelto un tema o ogni anno c'è un tema specifico legato al festival? Ogni anno c'è un tema specifico, e quest'anno è l'arca. Cosa ci portiamo nell'arca? Cosa lasciamo a terra, gettiamo a mare e che cosa invece ci portiamo a bordo? Cosa significa in realtà? Significa, è un invito un po' a cosa scegliere, a quale vita scegliere e portarsi a bordo, quale direzione ci conviene diciamo percorrere per vivere in una maggiore libertà. E questo noi lo chiediamo un po' a tutti i nostri viaggiatori. Il Festival del Viaggiatore è un'occasione per incontrare e ospiti che provengono da diversi ambiti, dalla scienza, dalla letteratura, dal cinema, dalla fotografia, dall'economia, dal giornalismo, e a tutti loro che di volta in volta raccontano la loro esperienza, quindi i loro punti di vista, chiediamo anche di inserirsi nel contesto, nella direzione di viaggio, nella tematica che scegliamo per l'anno, in questo caso appunto è l'arca. Tutti loro chiederemo proprio questo: dal vostro punto di vista, che cosa è meglio gettare a mare, che cosa è meglio invece conservare, incentivare, potenziare, incoraggiare e portarci sopra l'arca? Certo, lo chiediamo a persone che hanno esperienze diverse ma anche profonde, nomi noti, più popolari. Come avete visto nel video ci sono nomi da Oliver Stone, dalla Sandrelli alla Smutniak, al dottor Gratteri, ma anche nomi meno conosciuti ma che vivono e hanno vissuto percorsi di vita esperienziali molto, molto interessanti. Quindi ci possono dare dei suggerimenti, delle direzioni da seguire, sì, dei suggerimenti penso che sia la parola più adatta, perché tutti poi alla fine dobbiamo essere liberi di disegnare la vita che vogliamo. Ecco, questo è Sarà un molto po'. interessante, Manuela, ascoltare anche che cosa appunto molti, che cosa hanno intenzione di portarsi sull'arca e che cosa hanno intenzione invece di gettare a mare, di lasciare a terra. E, molto bello, abbiamo appunto visto queste immagini di repertorio. Potremmo definirlo non un festival statico, ma itinerante, diffuso, perché avete scelto diversi posti, diverse città venete.
Sì, assolutamente sì, anche perché diciamo, il Festival Viaggiatore è quel festival che si comunica, che vuole abitare i luoghi, che vuole raccontarli, ma il luogo non è soltanto una cornice, è un racconto di per sé. Infatti il Festival Viaggiatore fa un percorso, parte da Venezia, inizieremo appunto domani dalla Mostra del Cinema, per poi arrivare in entroterra, Asolo, Bassano del Grappa, Riese Pio X, Possagno, Maser, all'interno di luoghi che sono di per sé una suggestione, sono appartenuti a personaggi del passato, a personaggi che hanno fatto la storia della letteratura, penso a Browning, oppure a casa di Freya Stark, una delle più grandi viaggiatrici di tutti i tempi. Andremo in Villa di Maser, che è una Villa del Palladio con affreschi del Veronese, quindi c'è tanta storia, c'è tanta emozione e queste sono le cornici ideali che conciliano anche l'ascolto. Noi siamo assolutamente convinti che la bellezza predispone al buon vivere e il Festival Viaggiatore vorrebbe, è anche un invito ad affrontare la vita con maggior leggerezza, che non levità, ecco, levità. Quindi a fare quella scelta che noi invitiamo a fare quest'anno, cosa lasciamo a casa, cosa lasciamo a terra e cosa invece ci portiamo nel nostro viaggio verso il futuro, proprio per vivere in maniera più umana, sostanzialmente più umana e più libera, perché siamo costantemente bombardati, non abbiamo il tempo di fermarci un minuto e capire cosa sta succedendo dentro e fuori di noi, quindi un momento di riflessione, fare le scelte giuste e farlo in luoghi belli. Il Festival Viaggiatore, quindi ritornando alla tua domanda, è un festival che promuove il territorio e lo racconta, creando una rete di legami, di contatti, di luoghi. Noi del festival immaginiamo proprio il festival come il disegno di una linea ferrata immaginaria, dove questo treno si sposta e porta i suoi viaggiatori in diverse tappe, in diversi luoghi. E quindi una bussola, ecco, è una mappa. Che bella anche questa bussola e mappa, questa definizione. Senza voler far torto a nessuno, Emanuela, ma magari scegliendo degli appuntamenti o degli eventi che potrebbero essere un po' più aderenti al nostro pubblico, che cosa ti senti di segnalarci? Sì, è sempre un po' difficile fare una scelta, comunque. E allora, nel calendario del festival ci sono storie, ci sono percorsi, ci sono diverse tipologie di eventi legati appunto da tutto quello che ci stiamo raccontando adesso. Mi verrebbe da segnalare due viaggi, i nostri incontri si chiamano appunto viaggi, nell'attualità complessa che a volte appunto ci confonde. È un viaggio nel lavoro, come sta cambiando il lavoro, un viaggio all'interno dell'intelligenza artificiale, come sta trasformando, cambiando le nostre vite, ma anche in prospettiva che cosa può succedere, perché quando ci sono questi fenomeni sarebbe necessario che fossero in funzione della nostra vita e non viceversa. E un viaggio, lo faremo con il professor Pessina. E un viaggio nelle memorie, come le memorie del nostro passato, memorie personali e collettive, continuano a influenzare la nostra vita. Lo faremo con la professoressa Daniela Lucangeli. Poi, per essere un po' più così, avremo un incontro con Maria Grazia Cucinotta, l'attrice, produttrice e regista. Un viaggio nel cinema, quindi la sua esperienza anche qui, che cosa salviamo, che cosa sta succedendo, che cosa è bello portare avanti. Lo faremo nella musica con Gabriella Belloni, lo faremo con Marino Bartoletti parlando di sport e parlando anche con lui di musica, e faremo anche un viaggio nel gin tonic, perché anche questo è un momento, diciamo, più frivolo, più conviviale, ma in realtà non è solo questo, non è solo un momento conviviale, perché il gin tonic ha una sua storia, per di più sono stati creati dei bicchieri apposta da un maestro vetraio veneziano di Murano, proprio per omaggiare la storia di questo cocktail, che forse non è un cocktail, ma è una miscela. Adesso non sono una tecnica, per cui non vorrei dire cose non corrette, che però attraversa il tempo e attraverso anche lo spazio.
Che bello, allora naturalmente c'è un sito internet, è possibile seguirvi sui social, Facebook, Instagram, Festival del Viaggiatore, digitatelo su un qualsiasi motore di ricerca e troverete anche tutto il programma. Noi è già venuta voglia non solo di partire ma di venire in Veneto per parteciparvi, perché ogni vita è un viaggio e poi quest'anno il tema è davvero molto interessante, l'arca, cosa portarsi a bordo e cosa gettare a mare nel nostro viaggio verso il futuro. Ringrazio di cuore Emanuela Cananzi per essere stata Grazie a con voi. noi, grazie a te, a tutto lo staff, alla direzione Grazie. artistica, perché immagino che ci sia davvero un gran bel lavoro dietro. Sì, Immagino. è vero, Però se i grande risultati... ma appassionante, te lo Ah, assicuro. che bello. Però se i risultati sono quelli che abbiamo visto nel video, quindi davvero complimenti per quello che fate. Grazie. Grazie, Alla grazie. prossima edizione, rimaniamo in contatto anche magari per altri eventi, grazie. E noi ci fermiamo, andiamo da capo in pubblicità e poi torneremo per andare molto lontano, almeno ecco con le immagini e con le parole, quelle di Papa Francesco che si trova in Mongolia per il suo 43° viaggio apostolico.